E detto questo, visto che questo è quello che dovevo dire per la radio oggi e che non potevo non fare a meno di dire, vi dirò un'altra cosa ancora. E un'altra cosa ancora la comincerò esattamente dai nostri parenti, le scimmie. Ebbene, gli scimpanzé arruolati come astronauti vennero addestrati con quel metodo che piace tanto ai dittatori del bastone e della carota. Impararono il governo delle navicelle spaziali, ricevendo una caramella se premevano il pulsante giusto e una scarica elettrica se era quello sbagliato. Risultarono degli allievi all'altezza del compito e alcuni volarono nello spazio esterno, riportando a terra il loro velivolo emuli di Stefan e di Gagarin. Ma fu soprattutto uno di loro che diede una sorprendente prova di intelligenza. I sistemi di guida della navicella andarono in tilt, per cui sbagliasse o no, riceveva a caso delle caramelle o delle scosse elettriche. Diede di matto, come avrebbero fatto i cani di Pavlov, ma che? Si disinteressò dei premi e dei castighi, premendo ugualmente i tasti giusti della sequenza giusta e ritornando felicemente a terra. Questo è uno scimpanzé. Sei pronto? Ebbene, impariamo dallo scimpanzé, impariamo a premere i tasti giusti e la giusta frequenza della vita, perché lasciamo perdere le punizioni, i premi, i casini che noi possiamo avere. A proposito, ve l'ho letto dalla Repubblica del 9 marzo 1999, un libro racconta come 3 ricercatori insegnarono agli scimpanzé a comunicare. Fondarono una scuola e ottennero risultati incredibili. Impariamo dai nostri amici scimmie e impariamo a prendersi nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. Se uno scimpanzé è stato in grado, se uno scimpanzé è stato in grado di far finta di niente, dei premi e delle punizioni che riceveva, perché non siamo anche noi in grado di dimenticarci dell'inferno, del paradiso, del terrore, delle punizioni, e imparare a prendersi in nostre mani la responsabilità della nostra vita? Perché noi, come esseri umani, che ci riteniamo superiori agli scimpanzé, non siamo in grado di affrontare la vita per ciò che deve essere affrontata o per come noi desideriamo affrontarla, anziché delegarla a qualcun altro? Avete così paura di un Dio padrone? Avete così paura di un castigo? Io mi ci diverto a sfidare un Dio padrone, un vigliacco che si nasconde dopo aver macellato milioni di persone. Lo dice sempre il Presidente della Repubblica. Oscar Luigi Scalfaro, un assassino è sempre un assassino, anche dopo centinaia di anni. Oh, sapete quando Himmler preferì i preti ai fascisti? In presenza di forti somme, il clero si persuaderà a fornire informazioni e a permettere di compiere sabotaggi. Ecco il testo del programma di resistenza nazista. Questo ve lo pubblica il Gazzettino. Il Gazzettino è domenica 7 marzo 1999. Credo che sia però sulle pagine locali, l'ultima pagina. Vabbè. Vediamo un attimino cosa abbiamo ancora. Il record di Wojtyla, mille tra santi e beati. Praticamente sono 1611 i beati in tutta la storia della Chiesa Cattolica. Bene, Wojtyla ne ha proclamati 819. Ha fatto metà beati di tutta la storia della Chiesa Cattolica in 1500 anni. Provate un attimino a pensarli voi. E i santi proclamati sono 276. Cioè Wojtyla ha fatto più beati lui che tutti gli altri papi messi insieme quasi. Perché questo? Perché Wojtyla ha fatto delle beatificazioni di santi una vera e propria dichiarazione di guerra all'umanità. Cioè, o l'umanità diventa schiava, o io continuerò a dare esempi affinché l'umanità si metta in ginocchio. Questo è il vero intento di Wojtyla. Vediamo invece dalla Repubblica del 6 marzo 1999.
SOS chiese, il parroco non c'è più. Allarme dei vescovi, sguarnite 4.000 sedi e in supplenza arriva il prete straniero. Quelli che ce l'hanno con gli extracomunitari, ce l'hanno anche con i preti extracomunitari? Punto di domanda. Chiesi italiane senza preti. E addirittura ho un altro articolo che però ce l'ho in macchina, dove in Irlanda i frequentatori dei seminari cattolici credo che siano arrivati a poche centinaia rispetto alle migliaia che c'erano prima. Vediamo invece dal Gazzettino dell'11 marzo 1999. Guarda qua, Dioniso aveva ragione, e anche Eros. Chi fa tanto sesso si conserva giovane. Le coppie fisse che hanno tre o più rapporti sessuali a settimana dimostrano 10 anni meno di quelle meno attive, dice uno studio del Royal Edinburgh Hospital, durato 10 anni, che ha monitorato un campione di 3.500 europei e americani dai 18 ai 102 anni. Fumo, tintarella e stress invece accelerano l'invecchiamento. Questi dati sono reali, cioè questi dati sono documentati. Numero di individui, campionatura, persone di riferimento, eccetera. Non sono i dati come quello chi va a pregare vive di più. Quelli sono delle cazzate, ma sono davvero delle cazzate perché non c'è la documentazione, non c'è il campione di riferimento, non c'è la quantità. Sì, pronto? Oh, che bello! E andiamo ancora. Beh, da Repubblica dell'11 marzo 1999 abbiamo un articolo di Stepinac. E invece dalla Repubblica del 14 marzo 1999 abbiamo Padre Pio beato, i cappuccini vendono i posti per San Pietro, no? Beh, tanto vale far soldi, visto che l'unica cosa importante è quella di fare i soldi. Pronto? Non vale in Italia la legge islamica che nega figli naturali, una sentenza della Cassazione, dalla Repubblica del 9 marzo 1999. Non c'è posto in Italia per una legge islamica che considera un crimine concepire un bimbo fuori dal matrimonio e che nega in modo assoluto ogni protezione ai figli naturali. Beh, mi sembra abbastanza normale questo. Purtroppo c'è sempre qualcuno che tenta di variare le leggi a modo suo, come lui vuole e per quello che lui vuole, ma non variare le leggi come le leggi devono essere variate, perché le leggi possono essere variate. Ma violentare le leggi, cioè fare dei reati contro la legge, perché quando si impone a qualcuno qualcosa in realtà si fa dei reati contro la legge. Per Islam e Chiesa è un evento storico, beh, c'è sempre quel tentativo di unire la Chiesa Cattolica all'Islam, no? Per fare un unico centro di sottomissione umana. Beh, c'è stato l'incontro fra il presidente iraniano e il Papa in questo senso, no? Oh, cosa abbiamo qui? Dalla Nuova di Venezia, sabato 13 marzo 1999. Furto sacrilego, ritrovato il contenitore delle ostie. Vi ricordate? Questo è quello che vi ho accennato prima. Le ostie rubate, ci sono le messe nere. E dice, finisce qua l'articolista dicendo: l'episodio infatti ha suscitato grande amarezza nella comunità portoghese non abituata a fare i conti con fatti di cronaca di questa portata. Quasi subito il furto è stato associato a riti demoniaci e a messe nere, proprio perché i responsabili del gesto, oltre alle particole del contenitore, non hanno prelevato nessun altro oggetto di valore. Una pista che invece potrebbe cadere se fosse confermata l'indiscrezione secondo la quale gli autori del furto, pentiti, hanno deciso di restituire il malloppo. Le indagini intanto continuano, eccetera, eccetera. Per cui tutti gli articoli che avete sentito sulle ostie rubate, le messe nere e tutto il resto, sono dei falsi, perché io affermo che sono dei falsi. Però insomma, ormai si sta confermando questo. Sì? Eccolo qua. E andiamo avanti ancora, no? Gesuiti e immigrazione. Dalla politica buonista, dal 5 marzo 1999, e la Repubblica, no? I gesuiti dicono no a essere buoni rispetto agli immigrati, no a tentare di avere rapporti cordiali con gli immigrati. L'accoglienza sì, ma nella legalità. Beh, nessuno ha mai detto accoglienza nell'illegalità, questo non lo dice neanche la polizia sicuramente, i problemi sono altri eventualmente.
Ma il problema non è l'illegalità o non illegalità, il problema è un altro. Se lo Stato dovesse usare delle strutture che siano funzionali per accoglienza dell'immigrazione in modo che non sia illegale, cioè in modo che ci siano tutti i presupposti per l'integrazione, per quello che serve, perché ricordiamoci che qui in Veneto servono circa 20.000 persone che lavorano nei lavori di merda, lavori di merda proprio si chiamano. Bene, se questo dovesse succedere, i gesuiti e i parroci, Caritas e tutto il resto, non avrebbero la possibilità di diffondere la loro miseria morale. Cioè non avrebbero la possibilità di usare le persone come merce di controllo e merce di scambio all'interno del sistema sociale. Per cui hanno bisogno del pugno di ferro, hanno bisogno della repressione, hanno bisogno della galera, hanno bisogno di tutta l'immondizia che vanno predicando e di cui sono abituati. Questo è il senso dell'articolo, questo è il senso dei gesuiti, no al buonismo. E veniamo dalla Nuova Venezia del 12 marzo 1999, e dopo dicono che essere cattolici non va via di testa. In via della Rinascita a Marghera, cercava il Messia nel tombino, traffico bloccato e polizia, Marghera il Messia arriva dai tombini delle fogne. Così la pensava un signore di 42 anni che ora si trova ricoverato in ospedale. L'altro pomeriggio alle 14 il traffico di via della Rinascita è stato bloccato improvvisamente. Le macchine non possono più transitare perché un signore è inginocchiato in mezzo alla strada e grida all'interno di un tombino aperto. Vieni fuori, ti prego, esci, abbiamo bisogno di te. Grida il tipo, lo ripete più volte e contemporaneamente alza le braccia al cielo. Quando arriva la volante, i poliziotti pensano che qualcuno sia finito dentro il tombino. Si avvicinano al signore preoccupati, lo invitano a spiegare cosa è successo. Lui continua a gridare con la testa dentro il buco: Messia, vieni fuori a liberarci, abbiamo bisogno di te. Poi alza in piedi e rivolto sguardo al cielo chiede aiuto. Fioi. Questo è il cattolicesimo. Se non manda fuori di testa la gente, questo è più che sufficiente, no? Beh, trova la figlia, una festa e la picchia. Beh, questo è il principio del Corrigendi di cui sto lavorando e di cui faremo un po' di trasmissioni. Voi tira, convertitevi al giubileo, dal Gazzettino 22.02.99, anche di questo ve ne ho parlato. In realtà sottomettetevi. Treviso, i francescani contro i religiosi in TV, vabbè, è roba loro, insomma, niente di particolare, del 22 febbraio 1999, sempre sul Gazzettino. Dal 02 marzo 1999, dal Gazzettino, Auschwitz incriminato un attivista. La procura di Oswincim ha formalmente incriminato Kazimierz Witon, l'attivista cattolico che ha lanciato la campagna per la collocazione di croci fuori dal campo di sterminio di Auschwitz. L'accusa di istigazione all'odio contro gli ebrei è punibile con 3 anni. Vi ricordo che i cattolici stanno portando avanti una campagna veramente di odio nei confronti degli ebrei in Polonia, che è micidiale, cioè stanno tentando di piantare croci attorno al campo di Auschwitz, loro che sono rappresentanti da tutti coloro che mettevano in movimento i forni crematori. I forni crematori erano messi in movimento da cristiani. Gli ebrei, gli zingari, i comunisti, gli omosessuali venivano bruciati dai cattolici, dai cristiani. Erano i cristiani che facevano funzionare i campi di sterminio. E adesso i cristiani pretendono di piantare croci a ricordo di qualche oppositore politico che è andato dentro per nascondere quello che loro hanno fatto. Ma loro sono sempre responsabili di sterminio, perché l'ideologia nazista e l'ideologia del macellaio di Sodoma e Gomorra sono esattamente la stessa cosa. Bene, io finisco qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi ho parlato più che altro di sociologia, ho parlato di relazioni fra l'essere umano e il sistema in cui viviamo. Perché? Perché sono in atto delle azioni sporche da parte di alcuni personaggi nei nostri confronti. A noi danno fastidio perché? Perché il loro scopo è quello di mettere in ginocchio i bambini indifesi, è quello di far sì che il pensiero non funzioni, è quello di attentare alla Costituzione della Repubblica Italiana. Pertanto, se questi signori sono in ascolto, sappiano che questa è la mia posizione. Io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per le ore 19. Sempre con Magia, Stregoneria e Paganesimo, dove leggeremo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Che
Grazie per avermi ascoltato. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19.